Non si sente un papà coraggio Roberto Russo, ma sicuramente la scommessa per aiutare sua figlia non solo è stata vinta, raccogliere e consegnare 100.000 euro al progetto Mitofusina 2. Io credo che ogni genitore per i figlioli in qualche modo possa fare qualcosa. Io l'ho fatto in questo modo e l'ho fatto anche a livello mio personale per un attimino sciogliere la tensione, è una cosa che mi ha aiutato tanto, sia a me che poi alla fine anche la ricerca. Un progetto nato nel marzo 2018 per sostenere la ricerca su una malattia rara che ha colpito una delle sue figlie, Gaia. Si tratta della malattia di Charcot-Marie-Tooth di tipo 2A, una neuropatia nella quale i muscoli della parte inferiore delle gambe si indeboliscono e riducono. Di per lì, quando ce l'hanno detta, non avevo ben capito cosa fosse, perché comunque si trattava di una cosa, sembrava in modo lieve, invece poi alla fine non era così, e quindi ci siamo proiettati al futuro capendo piano piano dove si arrivava, e da là ancora più spinto ho avuto per poter non starmene su un divano aspettare che chiamasse qualcuno, era uscito qualcosa, quindi bisogna reagire per forza, perché sennò entri in un vortice che non esci più. E devo dire che Gaia comunque è stata lei a darci più che altro più forza, lei che prima lei è stata che noi, insomma. E quindi vedendo lei serena, sorridente e tutto quanto, allora io sono partito, dico, anche se lei sinceramente non ne vuole sapere niente di tutto quello che faccio, perché quindi faccio tutto da me, diciamo. 6 anni fa, così Roberto, giovane babbo che vive nel basso casentino, ha iniziato ad organizzare iniziative per raccogliere fondi, un percorso non facile, frenato dagli anni della pandemia. Ma la battaglia non si è mai fermata. Per portarla avanti ha ideato i braccialetti per il progetto Mitofusina 2, diventati subito virali. Poi la nascita dell'omino dei selfie, donato da un famoso grafico, ed ancora il profumatore per auto. L'omino del selfie non si ferma mai, anche durante le feste. Consegne. Mi sono inventato alcune cose, dai famosi braccialettini Mitofusina, che nel giro di 40 giorni ne sono stati venduti oltre 1700, richiesti in tutto il mondo, quindi è stato veramente un susseguirsi di come si può dire, tutte le persone che lo vedevano, insomma, alla fine si sono appassionate. Da là sono iniziate tante altre iniziative, dalle Abre Magique, magliettine, cappellini, insomma. Tutto quello che poteva fare si faceva, la gente rispondeva. Me la spieghi questa vicinanza? Me la spiego perché comunque è una storia vera, è una storia vissuta dal paese, e vedendola crescere tutto quanto, e poi vedendo realmente dove andavano a finire questi soldi, la gente lo fa molto volentieri. Adesso finalmente è stata raggiunta quota 100.000 euro, tra l'altro ad un mese di distanza da un altro traguardo raggiunto da Gaia, la maggiore età. Tutto è stato così festeggiato con uno spettacolo di danza che ha coinvolto tutte le scuole della provincia, Dance for Gaia. I must confess, I still believe, still believe. I fondi raccolti sono stati destinati al Centro Studi Dino Ferrari, che porta avanti la ricerca sulla malattia rara che ha colpito anche Gaia. Dove dei ricercatori stanno cercando una terapia per provare a vedere se si riesce a trovare appunto una terapia per riuscire a bloccare questa malattia, che è una malattia neuromuscolare degenerativa e complessa, appunto perché è rara. Quindi, però in questi 6 anni abbiamo fatto dei bei passi, si spera appunto che nel primo tempo possibile si possa iniziare con qualche terapia, è quello che ci auguriamo tutti. Qual è l'augurio che ti fa per tua figlia? Di essere felice, basta, l'importante è che sia felice, dopo il resto non mi importa.